Con le nazionali impegnate, tanti giovani del vivaio hanno raggiunto le rispettive selezioni, grande motivo di orgoglio, soprattutto per Roberto Samaden. Sosta dunque, ma primavera comunque impegnata. Oggi parliamo con il numero uno, Andrei Radu, e lui il portiere di Mister Vecchi. Prima sconfitta stagionale per gli allievi Serie A e B di Benoacoe, sconfitti 4-2 contro l'Atalanta. Pareggio interno per gli allievi Lega Pro, contro il Como finisce 1-1. Doppia vittoria per i giovanissimi in trasferta. I nazionali vincono 2-1 sul campo della Cremonese, mentre i regionali passeggiano a Renate, 7-1. La sosta per le nazionali ha fermato la primavera, scesa comunque in campo in un amichevole con la prima squadra. Sono tanti i giovani che hanno indossato la casacca della nazionale in questi giorni, altro segnale importante della qualità del vivaio nerazzurro. Proprio oggi la Gazzetta nella sua nuova veste, col suo restyling, c'è un articolo secondo me significativo, perché sottolinea come ben 7 ragazzi del nostro settore giovanile facciano parte dell'Under 21. Penso sia sicuramente per noi un record, ma non so se a livello italiano ci sono state in passato situazioni di questo tipo, e penso che rappresenti estremamente, con estrema precisione, il valore del lavoro che viene fatto quotidianamente al centro Facchetti. I derby giovanili hanno a livello di risultato comunque un valore relativo, il derby della prima squadra è sicuramente molto più importante, e ci auguriamo che la squadra possa far bene, possa ottenere un risultato positivo. E quindi ecco che magari sia di buon auspicio il fatto di averlo vinto con gli allievi la primavera, c'è un detto che potrebbe aiutare, insomma. Nella primavera di Stefano Vecchi spicca soprattutto il reparto offensivo, vero? Ma tra i pali Andrei Radu è stato spesso insuperabile. Il portiere rumeno si racconta ai nostri microfoni. Siamo una squadra unita, grazie al mister che ci dà la fiducia sempre, ci dà sempre dei consigli molto, molto importanti, ci aiuta sempre, tipo ci spinge, ma tutto lo staff, con il suo aiuto abbiamo fatto cosa abbiamo fatto fino adesso. Possiamo dire il record di partite vinte, è andata bene. Un segreto? Non c'è nessun segreto, siamo, come ho detto anche prima, siamo uniti, parliamo sempre da noi in spogliatoio, diciamo dai raga, va bene. Hai una parata che ti ricordi con più piacere, con maggior piacere? Sì, quella del Milan, che tipo in televisione si è vista che era la mia parata, però l'ho toccata sul palo, è andata in angolo. Quello dico che è stata una parata molto importante, è andata molto bene, che se facevano loro 2-2, dopo era difficile, è andata bene alla fine. Poi tu, tra l'altro, anche tu possiamo definirti un pararigori, perché comunque già nella finale degli allievi ne avevi parati un paio, poi qua hai la possibilità magari di parlare anche con Samir Handanovic. Hai già provato a chiedergli qualche segreto? No, non gli ho chiesto niente fino adesso, però dopo, prima occasione, quando la vedo, gli chiedo qualche segreto, perché ho visto che ha parato 3-3, non so il suo segreto, poi glielo chiedo. Spero che parlerò anch'io da adesso in poi tutti i rigori. Quale partita ti sei divertito di più a giocare in questo inizio di campionato? Di più posso dire che quella con Cittadella, la prima, perché ho avuto tante uscite, poi passaggi, ho parlato con i compagni, poi anche una parata ho fatto, mi ricordo. Sì, quella. Poi anche quella con Atalanta, molto molto importante. Avevo sbagliato anche una palla, però è andata bene alla fine. Sì, siamo divertiti. Va bene, tutte le partite c'è divertimento se sappiamo giocarle. Adesso c'è la sosta e quindi si lavora più intensamente per continuare a crescere dopo questo splendido inizio di stagione. Sì, questa settimana sì, lavoreremo molto di più, perché dobbiamo preparare la prossima partita contro il Brescia, che è una partita molto importante come tutte le altre. Speriamo di farla bene come abbiamo fatto fino adesso. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.